Quali sono i giochi in seconda persona? Partiamo dall'inizio, dalle basi. Tutti i vari giocatori sanno che i giochi in prima persona sono di questo tipo, con la videocamera come se fossi tu videogiocatore a vivere l'evento, quindi vedi solo le braccia. Mentre i giochi in terza persona sono così, ovvero la videocamera segue il videogiocatore dalle spalle, ed infine ci sono i titoli in quarta persona o a telecamera fissa, come per esempio i vecchi Resident Evil, Alone in the Dark e Obscure. La domanda a cui voglio rispondere in questo video è: sappiamo come sono la prima, la terza e la quarta persona. Ma la seconda persona allora come sarebbe? Abbiamo imparato meccanicamente la differenza tra le varie telecamere e tra le varie tipologie prospettiche di gioco. Per chi non ci ha mai pensato, ve lo spiego io da dove deriva questa nomenclatura. Dobbiamo far finta che il videogioco sia una storia. Quindi quando giochiamo in prima persona tutti gli avvenimenti avvengono nella modalità io ho sparato, io ho preso, il mio oggetto ha permesso di... Viene spontaneo quindi pensare alla terza persona, che invece è quando la storia viene raccontata dal punto di vista del lui, lei, esso. Max Payne ha sparato, Lara Croft si è arrampicata, Crash Bandicoot ha rotto le scatole. E infine la quarta persona è quella telecamera che rappresenta il loro, ovvero quelli nella sezione di gioco. Loro hanno camminato fino al castello. Per esempio, un esempio nei GDR isometrici. Oppure Jill e gli zombie hanno lottato, in quanto la prospettiva del giocatore è focalizzata su quel gruppo di personaggi, su quella scena. Ora, dopo questo semplice excursus dalle varie prospettive, passiamo alla seconda, che a ragion veduta sarà quella del tour narrativo. Qui esistono due tipi principali di prospettiva: la prospettiva basata su storia e la prospettiva basata su angolo di ripresa. Partiamo dagli esempi più semplici. Quelli di angolo di ripresa. Tecnicamente dire tu significa dire che tu, giocatore, personaggio giocante, sei ripreso da un altro personaggio. Quindi due semplici semplici che mi vengono in mente sono: il primo è la prima boss fight del gioco Battletoads. In questa boss fight noi utilizziamo il personaggio dal punto di vista del boss. Nel senso, noi continuiamo a usare il personaggio principale, la rana, però tutta la schermata è dal punto di vista del boss. Mentre un altro esempio di tipologia di seconda persona con angolo di ripresa, forse è quella più immediata che vi farà capire cos'è la seconda persona videoludica. Ovvero sono tutti quei titoli Kinect, tipo Just Dance, Rabbids fuori dallo schermo, o qualsiasi titolo con Sony iToy, dove la prospettiva è su di te giocatore tutto il tempo. Infatti possiamo pensare al Kinect come un personaggio del gioco esterno che guarda a te giocare. Infatti, mentre giochi possiamo dire: tu hai schiacciato il Rabbids, tu hai calciato il Rabbids, tu stai ballando come una cretina sulla piattaforma viola. E infine c'è la seconda persona, quella un po' più ostica, che è ovvero quella dal punto di vista narrativo. Un po' come avviene nei libri gioco, dove tu giocatore hai il semplice compito di far proseguire il gioco con scelte esterne come un dio. Esempi di questa tipologia possono essere un qualsiasi gioco godlike, tipo SimCity, Populous, Civilization. Ma anche i titoli Telltale o Quantic Dream, dove tu scegli di fare qualcosa, dove tu evolvi la storia a seconda delle tue scelte. Però, bada bene, non è tutto il titolo in seconda persona, ma solo negli istanti in cui il gioco ti fa la domanda affinché tu possa fare la scelta. Spero di essere stato chiaro e di avervi chiarito le idee nel modo più semplice possibile. Di seguito tutti i miei riferimenti, oltre a quelli personali, ma anche le sorgenti da dove ho tratto le informazioni per fare questo video, e spero di esservi stato chiaro. Quindi attento ai vostri commenti, e nel caso ci siano piccole inesattezze, accetto anche critiche e puntualizzazioni. Alla prossima!